La futura grandezza di Mitridate fu predetta persino da prodigi astrali. Infatti nell'anno in cui nacque e in quello in cui assunse il regno, una cometa brillò per 70 giorni, in modo tale che il cielo sembrava ardere tutto. Con queste parole Giustino, storico del II secolo d.C., descrive l'ascesa di Mitridate VI Eupatore, il re del Ponto che combatté varie guerre contro i Romani e fomentò una vasta ribellione contro il loro dominio. Secondo le fonti antiche era un uomo di grande cultura e ammiratore del mondo greco. Anche se vantava origini persiane dal re Dario, inoltre parlava varie lingue e aveva molteplici interessi. Sembra che fosse ossessionato dal timore di essere assassinato, avendo visto le molte uccisioni nella sua famiglia, e per questo avrebbe assunto una piccola quantità di veleno ogni giorno per rendersi immune. Da lui ha avuto origine il termine medico mitridatismo, che indica l'assuefazione a sostanze tossiche tramite questa pratica. Salito al trono nel 112 a.C., liberatosi del fratello che fece probabilmente assassinare, iniziò ben presto una politica di espansione nel vicino Oriente, stringendo varie alleanze con sovrani vicini. Il Ponto era un piccolo regno affacciato sul Mar Nero e Mitridate estese il suo dominio su vari stati confinanti, tra cui il Bosforo, l'Armenia e la Cappadocia, minacciando gli interessi romani in quell'area. La situazione si aggravò intorno al 90 a.C. quando Nicomede, il re della Bitinia fantoccio dei Romani, istigato da questi attaccò il Ponto e Mitridate reagì non solo invadendo la Bitinia, ma espandendosi in Asia Minore e minacciando la stessa Grecia, approfittando del fatto che Roma era impegnata nella guerra sociale. Mitridate si presentò come il liberatore dei popoli di lingua greca dal dominio dei Romani, contro i quali alimentò una sorta di propaganda con cui li dipingeva come ladroni del mondo e accozzaglia di etnie, eccitando contro di loro una ribellione che in breve divampò in tutta la Grecia. Lo stesso sovrano fece trucidare molti italici nei territori conquistati, diventando in poco tempo una seria minaccia per il dominio romano in quella parte di mondo. Con queste parole lo storico di lingua greca Appiano di Alessandria descrive l'eccidio antiromano da lui decretato. Mitridate ordinò segretamente che tutti i cittadini romani e italici presenti nelle città fossero uccisi, comprese le mogli, i figli e gli schiavi nati in Italia. Inoltre fece esporre i loro corpi insepolti e comandò di depredare ogni loro ricchezza. Roma non restò inerte di fronte a queste azioni e il Senato affidò a Cornelio Silla il comando di una spedizione contro il re del Ponto. Il condottiero romano, che aveva già dimostrato la sua crudeltà durante la guerra sociale, nell'86 sconfisse Mitridate in Grecia e occupò Atene dopo un durissimo assedio, quindi cacciò le truppe nemiche da tutta l'Asia Minore imponendo in seguito a Mitridate una pace a condizioni pesanti. Silla aveva fretta di tornare in Italia per affrontare Mario nella guerra civile, per questo dovette rinunciare a invadere il regno del Ponto. Mitridate era sconfitto ma non in modo definitivo, infatti negli anni seguenti riorganizzò il suo esercito sognando una rivincita contro gli odiati romani, che in quegli anni erano impegnati nella guerra contro i pirati. L'occasione si presentò nel 74 a.C., quando Roma occupò la Bitinia turbando l'equilibrio stabilito dalla pace precedente. Mitridate invase il piccolo regno, e Roma mandò contro di lui il condottiero Licinio Lucullo, che ottenne una serie di successi militari e fu sul punto di conseguire una vittoria definitiva, ma fu ostacolato dall'ostilità delle sue truppe e da intrighi politici contro di lui a Roma. Le operazioni contro Mitridate vennero allora affidate a Pompeo, il grande generale che aveva sconfitto i pirati nel 67 e che in pochi anni inflisse ripetute sconfitte al re del Ponto, che fu abbandonato anche dai più fidi alleati. Ormai accerchiato, Mitridate cercò di intavolare trattative con Pompeo, che però impose condizioni di pace umilianti. Il re del Ponto avrebbe dovuto riconsegnare ai romani tutti i loro disertori, che si erano messi sotto la sua protezione, e arrendersi a discrezione al nemico. Mitridate rifiutò e andò incontro alla sconfitta. Ormai disperato, nel 63 a.C. decise di uccidersi e assunse del veleno, ma paradossalmente questo non ebbe effetto perché il re era ormai immune ad esso. Chiese allora a un suo generale di finirlo e questo è il passo in cui Appiano riferisce le sue ultime parole.
Il tuo braccio destro mi è stato di aiuto contro i miei nemici, ma ora mi aiuterà di più uccidendomi ed evitando che io sia portato in trionfo dai Romani. Sono stato un tiranno per molti anni e ho dominato un vasto regno, ed ora non posso morire perché stoltamente mi sono reso immune ai veleni altrui. La drammatica fine di Mitridate ricorda per certi versi quella di Annibale, il grande condottiero cartaginese che si avvelenò per non cadere vivo nelle mani dei Romani e che come lui era considerato una grande minaccia per Roma. Nonostante la crudeltà e il carattere spietato che dimostrò in tutta la sua vita, Mitridate ebbe il merito di denunciare pubblicamente i crimini dell'imperialismo romano e tentò l'impresa quasi impossibile di liberare il mondo greco per un'idea di purezza culturale, contrapposta al cosmopolitismo dei Romani. Fu un piccolo re combattivo che ebbe il coraggio di sfidare un gigante e venne battuto prima da Silla, destinato a diventare un feroce dittatore, poi da Pompeo, il generale più abile prima dell'avvento di Cesare. Mitridate fu sepolto a Sinope, nell'attuale Turchia, nella stessa città dove era stato educato ai principi dell'ellenismo.